continua la guerra di nervi senza esclusione di colpi tra i grandi partiti, dal caso De Luca Junior al caso De Falco, mentre le piccole liste provano a guadagnare spazio e magari a crescere. E sebbene molte di loro scompariranno dopo il voto del 4 marzo, soprattutto quelle che corrono da indipendenti, altre rischiano di essere decisive per il risultato finale. Così il popolo della famiglia che corre da solo. Ed entrare con una rappresentanza a difesa dei principi non negoziabili sulla vita e sulla famiglia in Parlamento e da lì poi vedere quello che si potrà fare all'interno del Parlamento con una folta rappresentanza parlamentare. Questo è il nostro obiettivo, raggiungere e superare la soglia di sbarramento del 3%. Turismo e biotecnologia invece sono i punti centrali del programma della lista 10 volte meglio. Ma se non si inizia a pensare a che si possa essere 10 volte meglio, che questo paese possa e debba e meriti di essere 10 volte meglio, questo paese non va avanti, torna indietro. L'ex magistrato Antonio Ingroia invece guida la lista e il popolo per la Costituzione. Per un movimento nuovo, soprattutto dei cittadini, soprattutto dei non professionisti della politica, ma competenti per le tante cose di cui serve, che occorrono al paese. Uscita dall'euro e salario minimo invece nel programma del Partito Comunista di Marco Rizzo. Oggi 8 persone nel mondo hanno la ricchezza di quasi la metà degli abitanti del pianeta, 3 miliardi e 700 milioni di persone, fino a difficile pensarlo. Ecco, noi vogliamo un altro tipo di società,